occasione dell'8 marzo, festa della donna, da Palazzo delle Esposizioni abbiamo deciso di celebrare una serie di artiste donne che hanno lasciato un segno nella nostra storia, nella nostra cultura. In particolare in questo momento sono presenti nel palazzo alcune di loro, come quella che ho scelto io ho scelto Lisetta Carmi. Lisetta ha due vite, la prima è da musicista, poi dopo a 35 anni inizia questa seconda vita, diciamo, da fotografa, però sempre da artista. E la fotografia di Lisetta Carmi, secondo me, è una delle testimonianze più forti e contemporanee di alcuni argomenti che ci riguardano molto in questo momento. Parlare di donne ora non vuol dire solo parlare di donne, per fortuna vuol dire parlare di altro, vuol dire parlare di uno spirito, di un contenuto, non solo di un'esteriorità. E quello che mi ha ispirato sono le foto dei travestiti che ha realizzato Lisetta Carmi negli anni 70, dal 65 in poi, 5 anni con questi travestiti di Genova, realizzando questo libro meraviglioso, dove per me c'è una copertina che è la sintesi fra l'arte e la moda contemporanea, perché il travestito in copertina gitana, che è cotonato con i capelli, ha una biancheria intima, potrebbe essere tranquillamente una copertina di quelle che fa ora la moda per parlare di una questione molto importante, che è quello del genere, di aver perso una visione ristretta di genere fra maschile e femminile. Quindi la mia scelta su Lisetta Carmi è proprio come portavoce, come reporter, quindi come artista anche politica, forte della sua arte, non di un messaggio, forte di saper guardare, di saper raccontare. Uno dei lavori esposti tra la Quadriennale che la riguardano è un altro molto importante, che significa proprio il punto di vista che deve essere diverso, che è quello del cimitero di Genova, dove quelle immagini che sulle tombe sono raffigurate in un modo quasi devoto a livello femminile, quindi di maternità e di femminilità scontata, lei li inquadra in un altro modo, per cui diventano erotiche. Quegli angeli, quelle donne sono viste da un punto di vista che aumenta il loro erotismo. E questo in fin dei conti significa, ecco, che non è quello che è, ma è come noi lo guardiamo.